stato firmato in questo consiglio comunale, ha fatto, diciamo così, la stessa cosa che lui a Gaza, quindi i due consigli, i due paesi si sono messi d'accordo per firmare noi le pratiche di Gaza e Gaza la nostra pratica. Adesso sarà un punto di discussione, poi dopo gli uffici sono di nuovo, ritorneranno separati e in questo caso potremo farci e seguirci le nostre pratiche anche in autonomia. In quel momento non si poteva fare. Quindi se il signor Armando ha avuto delle sicurezze per quanto riguarda le date, mi dispiace, ma non posso fare altro che dire mi dispiace, questo è il concetto. Io chiedevo una verifica per quanto riguarda la montata della cifra e la data, perché pensavo che fosse un bando, perché se così era c'era anche la possibilità di avere altri bandi successivi. Io non penso che la chiesetta di Tavanara, perché abbiamo perso un bando, venga domani demolita. Tanto è vero che chiedete di parcheggi. Allora, per quanto riguarda i parcheggi, e come ho fatto in premessa della mozione, come vedi mi è stato risposto per scritto, non si parla qui dei parcheggi. Mi ascolti, Simone? Quindi alla fin fine io devo basarmi su quello che i miei uffici mi dicono. Poi i discorsi che sono nati tra qui presente Armando e il sindaco e cose varie le apprendo anch'io da giornali. A un certo punto l'assessorato come doveva secondo voi agire? Perché? I contributi che allora per quanto riguarda il parcheggio, oltretutto di Fasini, che la mia parente non si è mai parlato, come no? E metà di Fasini e metà no. È un pezzo di terreno con proprietà, 50% uno e 50% l'altro. Sì, sì. Io volevo chiudere questa vicenda, basta, per chiudere questa vicenda, io ho già detto in altre situazioni, sono particolarmente amareggiato, perché io sono anche abbastanza legato al laboratorio San Bartolomeo. Ho visto più volte il segretario in altre occasioni, per quanto riguarda poi l'inaugurazione, con la mia associazione ho fornito il concerto per l'inaugurazione stessa, per dire che non ci sono pregiudizi di nessun genere. A più riprese, in più occasioni, abbiamo fatto nella villa di Basini di fronte dei concerti e con visite guidate all'oratorio per la divulgazione stessa del culto. Io ho sempre detto che la fondazione era l'oratorio, era un patrimonio storico del comune, io sono particolarmente favorevole a questo, in altre occasioni poi ho anche contribuito personalmente al salvataggio di queste cose. Allora, partiamo, perché non è tanto in vedere a parlare col sindaco. Io credo che poi, adesso non ricordo, abbiamo insediato a Mario venne Trevisani dicendomi cosa facciamo con la chiesetta, da questo punto di vista che trovo problemi, che quei problemi che adesso andiamo a vedere. Siamo andati personalmente in due all'ufficio tecnico, in cui la funzionaria mi dice abbiamo bisogno della deroga urbanistica da questo punto di vista. La deroga non è un altro dovuto, chiaro? La deroga è un atto concesso, tanto per chiarire tutto questo. In questo lungo iter di San Bartolomeo, che ha coinvolto l'amministrazione Olivieri, l'amministrazione Falco, il commissario e la nostra amministrazione, ci sono dei fatti certi. L'amministrazione Olivieri ha dato un contributo, mi pare, di 2.000 euro, vado a memoria, da questo punto di vista, per manutenzione. No, c'è esistita l'erogazione. Sì. Ma se vuole che glielo spieghi. No, ma vabbè, ma non è un problema. Cioè, io dico che ha dato un'erogazione, poi non mi interessa. Il comune ci ha creato dei problemi con quell'erogazione. Non metto in dubbio. Io dico che c'è un'erogazione, non esiste nessun atto che testimoni la sensibilità religiosa dell'amministrazione fatto. Tanto per essere molto chiari. Zero. Arrivo. Cioè, vabbè, perché va a fare anche un iter. Esiste un atto della commissaria che dal punto di vista tecnico e poi dal punto di vista invece urbanistico, quindi di vari settori, che ha creato problemi oggettivi da questo punto di vista. La nostra amministrazione ha fatto un atto concreto, ha dato una deroga che poteva anche non dare, che sembra da questo punto di vista. No, perché se no non che sembra. Se non si capisce. Per favore, per favore, sto parlando al giro. Ha
sono una questione desolante. Se voi, io vi faccio un esempio di cosa vuol dire oggi fare un procedimento che richiede i beni ambientali. Vuol dire avere un parere della commissione integrata, cioè quando uno fa la commissione edilizia e la integra con due persone, e queste dovrebbero decidere, uno dice, va a cacare con i due esperti, non è solo il problema. Una persona normale direbbe così, no. Quando succede questo, poi il comune deve recepire, istruire e mandare a Verona la procedura. E quindi poi c'è qualcuno che di là dovrebbe anche questo esaminare la questione. Penta. Poi è venuta fuori questa legge regionale altrettanto sciagurata, in cui dice un'ulteriore questione, che non è più sufficiente una firma sola all'interno del comune, ma ce ne vogliono due, perché uno legge e uno scrive. Vuol dire che io ho due responsabili di settore, dopodiché non è ancora finita anche in questo caso la procedura, perché una volta fatta la procedura che vuole il visto finale. Allora io credo che, altro che Berlusconi è il problema nazionale, questi sono i veri problemi che toccano i cittadini, per essere molto, lo dico Berlusconi con molto affetto, nel senso che in questo momento è indipendente di contatto, non so cosa dire, ma permettetemi anche la battuta. Questi sono i veri problemi con cui ci si scontra tutti i giorni i cittadini. Per cui se nel momento in cui un cittadino come il segretario della fondazione viene in comune, quindi con l'ufficio tecnico, secondo te quanto che metti? Non lo so se mi dite Cristina, ma perché ad agosto siamo d'accordo, quindi da questo punto di vista qua. Il responsabile dice, la inauguriamo assieme, sono assolutamente felice. Questo è stato il tono del discorso che è stato fatto in quel momento lì. Devo anche dire che se ci fosse stato un atto formale dell'inaugurazione, al di là della procedura, ci fosse stata la festa, ci sarebbe andato comunque. Ma al di là di questo non vuol dire niente. Allora, cosa diventa poi il problema del contendere? Siamo veramente convinti, e ci guardiamo negli occhi tutti, che il fatto che si sia arrivati a chiudere la procedura il 29 di agosto invece del 21 di agosto sia un motivo disastroso per una costruzione? Non lo so. Chiediamocelo, perché questi sono gli atti, perché poi in questo momento, il giorno dopo che questa prova, viene ritirato il progetto. È talmente disastroso. Non lo so, può darsi di sì. A noi non è aggiunto niente. Alla fondazione non è aggiunto niente. Avete dei tecnici che sono venuti tutti i giorni, che venivano tutti lì, frequentavano, probabilmente avete delle difficoltà di comunicazione con i tecnici, perché se il tecnico viene tutta la settimana a seguire la pratica e la segue la porta fino in fondo, perché integra le pratiche, vuol dire che un minimo di comunicazione con gli elementi amministrativi ci sono, tanto per essere molto chiari. Poi, da questo punto di vista, cosa succede alla fine? Succede un'altra questione ancora. Che l'ufficio, e non me ne faccio carico, nel senso che non sono io che seguo le pratiche, ma me ne faccio carico in quanto responsabile, esprime più volte perplessità, e questo è il senso, consigliere Montemetti, quando dicevo non approfondiamo alcuni aspetti, esprime perplessità, che non ho ancora chiarito, se esista corrispondenza tra una serie di permessi e gli atti corrispondenti. Esiste perplessità, non ancora risolte, perché agli atti non esiste nessuna tavola della sovrintendenza che testimoni che ci sia corrispondenza tra i permessi forniti e le tavole di progetto. Può darsi che sia così, ma può darsi che non sia così. Quindi esiste, io credo, un ragionevole dubbio che viene anche sul fatto che esistono almeno due versioni del progetto, esistono almeno due versioni dei permessi, esiste un solo permesso del LUS e quindi non sempre esiste corrispondenza tra l'iter, ma questo lo chiarirà la magistratura, perché poi quando ci si chiede perché non ci sono contatti amichevoli, perché di fronte a un iter che sono ancora convinto sia assolutamente nella norma per questo comune sia assolutamente nella norma, mi chiedo ancora perché poi il sindaco venga messo in conto, l'unico contatto che ho avuto è dire sono contento di venire alla posa della prima pietra, punto, fine, che siamo, venga, abbia un incomprensibile atteggiamento vessatorio e ostativo. Per forza niente per 3 anni,
Io e lei ci siamo visti una volta in maniera amichevole e ho detto che ero contento di venire a avere un bicchiere di bianco in inaugurazione di sabato. Mi dispiace che un sindaco neghi quello che ha detto. Ma no, io sono via costretto, perché poi quando lei dice che ha contatti con la curia, con il vescovo, ha fatto anch'io il giro del vescovo, ho fatto il giro del segretario, ho fatto il giro del responsabile dei beni ecclesiastici, comprese tutte le autorità locali, sarebbe anche interessante discutere su alcune questioni, tanto deve essere molto chiaro, ma ne discuteremo in sede appropriata, quindi da questo punto di vista non c'è questo. Allora, fatto questo iter, io chiudo un'altra questione. Io sono assolutamente favorevole che le questioni di Tavanara vengano fatte. Sono assolutamente favorevole che vengano fatte. Io auspicherei che l'iter venisse concluso con persone integrate nel tessuto cittadino, che magari fossero logaresi, quindi che si possa anche dialogare con la fondazione molto più colloquiale con i cittadini di Nogara. No, la fondazione... Basta, per favore, Trevisani, sto parlando io sarei molto favorevole, come altri anche all'interno della comunità, quindi siamo assolutamente disponibili. Non siamo disponibili a farci carico di una procedura come quella messa nella mozione, che addebita all'amministrazione responsabilità che con tutta sincerità non ci sentiamo di avere. Dopodiché, ripeto, siamo assolutamente favorevoli a un confronto sereno che non passi attraverso denunce, né altre cose, questioni, perché questo vuol dire inasprire i rapporti con persone che siano in grado di dialogare, e quindi siamo assolutamente favorevoli a prendere il discorso, non siamo favorevoli alla mozione. Però io assolutamente mi impegno a dire che Tavanara per noi può essere una soluzione che possiamo dare al paese di Nogara. E siamo non con la mozione. Sindaco, se siete favorevoli, allora votate la mozione. Forza, votiamo, non preparare, se stiamo marchiando. Mi ha fatto. Va bene, loro sono stato contento. Puoi fare sempre quello che vuoi. Diciamo, devo che faccia sempre che sia sempre numero uno, che sia il mio punto di vista. Sì, sono le dichiarazioni di voto, prego. Dai. Prego. Dichiarazione di voto da parte nostra, ovviamente, come proponenti è favorevole. Mi sento di dire al sindaco un atteggiamento, visto che dopo guardi il regolamento, non regolamento, siccome stiamo parlando con un diretto interessato che sarebbe anche segretario, sono fatto di dire taci, eccetera, eccetera. Chi ha finito di parlare? Voglio sentire la voce della verità. Perché dopo viene riportato sulla stampa, viene riportata la voce, il consiglio comunale la voce, gli altri tacciano, allora effettivamente possono neanche andare in consiglio comunale, consiglieri extra maggioranza. Quello che mi sento di dire è che anche se non guardiamo il primo punto, che è quello economico, sul secondo punto, adesso che dopo mesi l'assessore Quasini è venuto a conoscenza che la possibilità di parcheggi c'era e che magari si potrebbe anche parlare di persona perché un giorno possano esserci, questo che sia una cosa perseguibile, perché penso che un assessore che ha fatto anni di consiglio comunale prima di diventare assessore vice sindaco, Mirando Spezzero, se puoi parlare, poteva anche, e forse doveva anche, nel momento in cui è diventato assessore di un assessorato non semplice, perché non è l'assessorato delle varie eventuali lavori pubblici e urbanistica, forse sarebbe stato opportuno dire agli uffici il primo giorno dell'insediamento quali sono le questioni aperte di una certa importanza su Nogara. Magari ci sarebbe stata anche questa, magari si sarebbe fatta tutta la cronistoria di quello che era successo e di quello che dobbiamo fare. Venirlo a sapere questa sera durante una discussione di un punto che abbiamo messo all'ordine del giorno noi e che altrimenti non sarebbe neanche mai stato discusso per quale eternità. E vorrei che fosse verbalizzato. Vuoi dire che dovevo simulare la pratica del confronto di altri? Non hai capito niente, quello che ti stanno dicendo era che il primo giorno dopo il consigliamento probabilmente dovevi guardare tutte le questioni che c'erano di interesse. Ma questo è stato chiesto anche quello.
bene. Non voglio agevolare nessuno, io vorrei che, visto che una soluzione che è stata data era gratis, non so se potrà esserlo ancora, che magari, non so se direttamente con la fondazione, direttamente con i Pasini e con chi per esso, magari... Questo lo affermi te, lo dice lui, io mi sono sognato 15.000 euro in Banca Popolare, giusto? Dottor Ferriani, Antonio Ferriani. Antonio Ferriani, poi scusi. 5.000 euro Ambrosini, Marco Ambrosini. Ambrosini, sempre Banca Popolare. No, provincia, assessore della cultura. Quello che allo stesso tempo ti sto chiedendo, visto che anche. Scusa, solo un secondo, poi sarà Ambrosini e dopo altri. Assessore della cultura. No, che era altri finanziamenti. Quello parliamo di 20.000 euro. Sì. Quello che sto chiedendo. Mi concedo un minuto la parola o no? No, sta parlando che fai. Quello... No, ma dopo vediamo. Quello che sto chiedendo è, per l'ennesima volta, visto che la mozione verrà bocciata e si è capito, perché adesso penso che le dichiarazioni di voto indirette si siano già capite. La questione partiti di quell'area, adesso non vado a parlare se la sacrestia sarebbe 3x1 o 4x2, quello che dico, la questione dei parcheggi è un discorso che non dico da domani mattina, perché purtroppo noi ci portiamo a casa da ogni consiglio comunale che sarà fatta la commissione per questa, la consulta, la roba e l'altra, che due giorni o il giorno dopo rispetto all'ultimo consiglio comunale doveva arrivarci la documentazione per fare le modifiche al regolamento, dopo 40 giorni non arriva niente. Quello che mi chiedo in tempi ragionevoli che siano da qua possibilmente prima del prossimo patrono del 24 agosto 2012, la questione sarà ripresa in mano ancora e la situazione parcheggi sarà affrontata, o pensate che quello che è successo fino adesso, che la situazione così com'è, sia ancora sostenibile e vada portata avanti? Almeno questo spero che dall'assessore, che da questa sera ha conoscenza che qualcosa si può fare, che lo faccia. Rispondo brevemente, certo. Se è possibile, è possibile sì. Favorevole allora, dopo le dichiarazioni. Contrari? Due favorevoli. Astenuti? Due. Benissimo. Mozione non approvata. Punto 4, abbiamo legge regionale 14, intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifica la legge regionale 12 luglio 2007. Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale del 12 luglio 2007, numero 16, in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni alla legge regionale del 23 aprile 2004, numero 11, norme per il governo del territorio in materia di paesaggio e successive modifiche e disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici, con le seguenti limitazioni e modalità applicative. Punto 1. I limiti volumetrici della legge d'argomento non sono cumulabili con la possibilità di ampliare l'ampliamento già previsto per la variante ZTO vigente TRG in quantità del 20% di ampliamento e quindi calcolata sulla consistenza edilizia effettiva del fabbricato esistente al momento dell'entrata in vigore della legge e su quella esistente al 31 maggio 2011, qualora la richiesta del titolo abitativo edilizio sia stata presentata entro tale e non sulla volumetria massima realizzabile in base alla normativa del TRG, tranne che per edifici residenziali ricadenti in zona agricola limitatamente alla prima casa di abitazione, i quali l'ampliamento si calcola sulla volumetria massima sentibile ai sensi del comma 6 articolo 9 della legge regionale del 09/08/07/2009 numero 14. Al punto 2, la deroga delle previsioni REC e delle NA TRG vigenti relativamente agli ampliamenti stabiliti dalla legge d'argomento non è ammessa per i limiti di altezza, per le distanze dei fabbricati, le distanze della strada, per l'eccezione dell'intervento di recupero dei sottotetti esistenti. La distanza di confine di proprietà potrà essere inferiore a quella stabilita dalla legge TRG, purché nel rispetto dei limiti stabiliti dalla norma del codice civile, in tal caso quei pareti prospettanti di altrui proprietà non dovranno essere finestrate. La distanza tra fabbricati dovrà essere rispettata solo in caso per pareti con apertura relative alle stanze abitative, mentre le aperture su locali accessori e non abitati non avrà rilevanza e dovrà rispettare solamente le norme del codice civile. In centro storico le distanze tra edifici potranno essere ulteriormente diminuite ai sensi del punto 9 del DM 2 aprile del 1968, in tal caso la deroga dovrà essere espressa attraverso approvazione di un piano attuativo secondo le modalità stabilite dalla LR numero 11 del 2004. Numero 3, in tutti gli interventi da realizzare nel centro storico e sugli edifici residenziali ricadenti nella zona agricola dovrà essere applicato il regolamento speciale di attenzione ambientale di cui allo slanco dei centri storici del PRG vigente. Punto 4, la definizione di prima abitazione del proprietario e di prima casa di abitazione è stabilita dall'LR del 9 ottobre 2009, numero 26, ossia si intendono le unità immobiliari, proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo o i suoi familiari risiedono oppure si obbligano stabilire la residenza e da mantenerla per almeno 24 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Numero 5. Le deroghe sono applicabili a tutti gli edifici residenziali, anche se non definibili come prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione, come indicato il punto 4, nonché agli edifici di tipo diverso dal residenziale, purché avvengano su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione di zona. In tale fattispecie, gli oneri di organizzazione e il costo di costruzione non saranno soggetti a riduzione. Nel caso di ampliamento di edifici di destinazione produttiva esistenti ricadenti in zona produttiva, gli ampliamenti della superficie coperta sono consentiti fino a 3 livelli, compreso il terrazzo. Resta inteso che la dimensione di superficie coperta è data delle vigenti norme di attuazione del PRG. Il punto 7, l'ampliamento che determina l'aumento delle superfici a destinazione commerciale di direzione deve prevedere la dotazione di aree e servizi di legge in caso di compravendita, in possibilità di reperire tali aree dovrà essere monetizzata la superficie corrispondente secondo i valori stabiliti ai fini del calcolo dell'ICI. Punto 8, le esclusioni. Sono esclusi, punto A, sono esclusi dalla possibilità di ampliamento di edifici e delle strutture agricole produttive in funzione della condizione del fondo, stalle, fienili, depositi
di attrezzi agricoli, annessi rustici, ingegneri, eccetera, la cui realizzazione sia subordinata alla redazione del piano aziendale, del quale vale quanto previsto dall'articolo 44 RG 11 del 2004. Il punto B, sono esclusi gli ampliamenti delle strutture di allevamento intensivo o di quelle strutture di allevamento che a seguito dell'ampliamento entrassero a far parte di questa categoria. Il punto 9, sono ammessi gli ampliamenti per gli edifici agrituristici in deroga a quanto stabilito dall'articolo 44 seguente LR 11 del 2004. Il punto 10, gli ampliamenti in corpo edilizio separato saranno valutati da CEC e assoggettati al PDC e anche dal centro storico. La distanza massima consentita tra l'edificio e l'oggetto di ampliamento e l'ampliamento stesso sarà di 20 metri. Al punto 11, per gli ampliamenti in zone agricole ed edifici residenziali, la distanza dei confini di proprietà può essere ridotta fino a 5 metri, senza sottoscrizione del progetto da parte dei proprietari confinanti. Al punto 12, relativamente agli edifici in centro storico, l'ampliamento è possibile solo per gli edifici con qualità abitativa modesta. Capitolo 2.4, per la tratta dei centri storici, o senza qualità abitativa, capitolo 2.5, della tratta dei centri storici, è subordinato al parere favorevole del CEG e al rilascio del PDC. In caso di modifica dei profili sulle pubbliche vie, si prescrive l'adeguamento dell'altezza media calcolata sulla base degli edifici contigui esistenti. Il titolo abitativo dovrà essere il permesso di costruire e in caso di intervento di notevole rilevanza dovrà essere preceduto da un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'RR 11-2004. Al punto 13 sono definite case a schiera e complesso immobiliare la cui tipologia di abitazione sia configurata come unità immobiliare contigue che si ripetono in modulo per uguali caratteristiche e non diversi tra loro. Relativamente a quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento si deve fare riferimento alla definizione di cui è vigente il PRG. Dare la maggiore pubblicità alla presente delibera in modo che la possibilità offerta da prima casa possano essere rese disponibili alla comunità prima possibile. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esibibile ai sensi dell'articolo 134,4 del DGR 2267 del 2000 istanze di urgenza di rivocazione quanto prima le opportunità contenute nel piano casa. Ecco, allora, non ecco solamente, perché sennò era veramente troppo lungo passato per sera dentro, ma solo quello che è in delibera, perché è quello che sostanzialmente viene modificato, o perlomeno da noi viene un po' impresso, diciamo così, come modifica al piano casa originale. Come vedete ci siamo concentrati più che altro sugli edifici in centro storico, dove cerchiamo di dare nelle vie principali, quelle di maggior transito, diciamo così, un'altezza che sia simile alle altre case, quindi non si può costruire diciamo così, un grattacielo, anche se uno ha magari le percentuali che glielo possono suggerire. E nelle zone agricole non c'è la possibilità di fare ampliamenti per quanto riguarda spalle o ricoveri di attrezzature, diamo la possibilità invece agli agriturismo di si prevede di poter fare degli ampliamenti e poi vabbè, c'è un discorso che riguarda le zone produttive e più che altro ci siamo concentrati su quello che possono essere anche le distanze di fabbricati. Infatti in questo caso se troviamo una parete finestrata non diamo la possibilità di avere di costruire diciamo così troppo vicino. E basta, quindi per il resto avete letto i cartellini quello che avete trovato, quindi se ci sono delle domande da fare, vi diciamo solamente che questo è il frutto di una serie di incontri che abbiamo avuto anche con la Regione in diverse occasioni, sono emerse chiaramente diverse problematiche. L'intenzione, a mio avviso, della Regione era comunque quella anche di dare una risposta a chi, seguendo le normative di legge, vuole fare una casa eco, diciamo così, ecosostenibile, che sfrutta sistemi avanzati anche per quanto riguarda il riscaldamento energetico, sfruttando